Marino di Teramo, non tutto perché il blocco dei laboratori e quello della palestra invece è soddisfacente, ma il resto no, e l'Ipsia di Giulianova. Per queste due scuole abbiamo sostanzialmente trovato le soluzioni, per cui ripartiranno tranquillamente, credo, anche loro l'11 settembre, fermo restando che dobbiamo fare dei lavori urgenti per i quali abbiamo già attivato le imprese. Noi avevamo delle soluzioni che prevedono il coinvolgimento anche del Milli, che è un indice di vulnerabilità molto elevato, però col preside Nardini, che è appunto il dirigente scolastico di entrambi gli istituti, vedremo anche delle soluzioni alternative già i primi giorni della prossima settimana. Le scuole in muratura presentano tutte degli indici più alti rispetto a quelle in calcestruzzo che sono state realizzate 30-40 anni fa. Nel medio periodo però insomma noi ci stiamo già attivando, e finalmente è tornato l'autorizzazione dall'ufficio di ricostruzione per il COMI, che c'era stato un problema lì di accavallamento di due terremoti per cui rischiavamo insomma di aver bloccato il finanziamento, ci è stato sbloccato, quindi andremo in gara, il COMI lo porteremo a 0,80. Quindi un indice molto alto, per il Pascal ci sono 5 milioni e 4 per il blocco che è attualmente chiuso, per il Delfico il Genio Civile finalmente ci ha autorizzato il progetto e sarà mandato all'ufficio ricostruzione, l'ingegnere Esposito mi ha detto che nel giro di qualche settimana ce lo rimanderanno, per cui noi stiamo sostanzialmente lavorando anche nel medio termine per avere 3, 4, 5 plessi scolastici che hanno una situazione di sicurezza. Sugli altri dovremmo fare un ragionamento più complessivo.